Complessivamente tra la Toscana e l'Umbria, che sono le zone sulle quali opera il nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, si registra un trend in diminuzione dei furti. Naturalmente tra i furti che vengono consumati nello specifico settore dei beni culturali, le chiese sono gli obiettivi maggiormente vulnerabili. In seconda istanza poi ci sono i furti in danno dei privati. Minore è l'incidenza dei furti che avvengono a danni dei musei, delle biblioteche o degli archivi. Il bilancio dell'attività svolta lo scorso anno da parte dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato presentato questa mattina dal comandante del nucleo, capitano Lanfranco Di Sibio. Il capoluogo toscano guida la classifica per numero di furti con 30 colpi, segue Arezzo con 10 e al terzo posto Pistoia e Grosseto con rispettivamente 8 furti nel 2013. Tra i recuperi segnaliamo una Stauroteca in argento dorato, cesellato e cristalli di rocca invece riguarda i recuperi, tra i più significativi c'è cioè il recupero di questa croce d'argento il cui possessore era uno studioso fiorentino. Sì, uno studioso fiorentino dopo diversi anni, perché aveva acquistato questa croce proprio a Firenze negli, negli anni 70, intorno al 1977, sfogliando un catalogo di opere eh, della, della, della Puglia, si rese conto che questa croce era andata dispersa negli anni 70 eh, a San Giovanni Rotondo, proprio alla chiesa di San... Leonardo Abate. Eh, per queste ragioni si è rivolto al comando del nucleo Carabini di tutela patrimonio culturale di Firenze che ha svolto quelli che sono stati gli accertamenti e le indagini per il tramite della banca dati che è in gestione al comando Carabini di tutela patrimonio culturale ed è stato appunto possibile riscontrare che questa croce era quella che negli anni 70 era andata dispersa da questa chiesa.